video super importante. Benvenuti ballerini su Danza con Gio, primo appuntamento di marzo. Come state? Spero tutto bene. Oggi parliamo, come avrete capito dal titolo, di un argomento molto molto importante di questi tempi. Io pensavo che alcuni stereotipi fossero stati abbattuti e anche alcuni pregiudizi, ma purtroppo non è così e quindi mi sento in dovere, in quanto insegnante di danza e in parte anche formatrice, di parlare di questa cosa. Ovviamente l'ispirazione per questo video mi è stata data da situazioni reali cui sono venuta a conoscenza attraverso il mio lavoro, cose che ho vissuto io nel passato, cose che sono state vissute da terzi, mi sono state raccontate, cose che a tuttora succedono e quindi, ripeto, è necessario fare questo video. Parliamo appunto di bullismo contro chi fa danza, chi insegna danza, chi pratica danza così per puro divertimento. Bullismo ingiustificato a mio avviso, perché la danza è un'arte, la danza può diventare una passione molto grande, può essere un divertimento, viene vissuta da ognuno nel modo in cui ritiene giusto, ma fondamentalmente è una cosa che può piacere o non piacere e questo va rispettato. Una delle cose più comuni che viene detta a chi fa danza è: non è un vero sport. È vero che c'è una diatriba incredibile sull'identità della danza in quanto arte e sport allo stesso tempo. Dal mio punto di vista, comunque, essendo attività fisica, può essere considerata uno sport a tutti gli effetti, esattamente come qualunque altro sport, per quanto non ci siano le Olimpiadi della danza, ma solo dei grandi concorsi mondiali internazionali. L'importante è sapersi informare e noterete che la danza a livello di impegno fisico è al pari e a volte anche più impegnativa rispetto ad altri sport. Questo rende l'affermazione "la danza non è uno sport" assolutamente ingiustificata e soprattutto falsa, perché è detta molto spesso da persone che non l'hanno mai né praticata né ne hanno sentito parlare chissà quanto. Però credetemi che chi fa danza sa che ci vuole un notevole sforzo fisico per qualunque tipo di danza. Poi ovvio, se uno decide di fare per divertimento, per svago, una, due ore di danza a settimana, magari un tipo di danza neanche troppo impegnativo, non mi viene in mente al momento un tipo di danza poco impegnativo, ma comunque ci siamo capiti, l'effetto è un po' diverso, ma definire la danza non uno sport è assolutamente una falsità, ripeto, ingiustificata. Soprattutto denigra la danza in sé come attività rispetto ad altri sport magari nazionalmente più conosciuti, parlando della situazione Italia, perché ovviamente all'estero la danza è considerata un'arte, un incremento culturale, un'attività sportiva e anche un lavoro, quindi penso che anche in Italia potremmo iniziare a pensarla così nel 2021. Altra cosa, questo è un argomento spinoso, spero di non sfociare nella rabbia più nera. Cosa fa danza che tanto non hai il fisico? La mia storia più o meno la conoscete per sentito dire, ve ne ho parlato spesso. Io non ho sempre avuto un fisico da ballerina, anzi non l'ho mai avuto, perché per costituzione non ho un fisico da ballerina. È un fisico che mi sono lavorata col tempo, con la maturità mentale, con una situazione psicologica altalenante anche, devo dire, quindi non è stato semplice, ma è stata comunque una mia scelta e questo deve essere così in qualunque situazione, sia per quanto riguarda la danza, sia per quanto riguarda la vita normale. Il cambio di aspetto fisico non deve essere dovuto a quello che dicono gli altri, a stereotipi, a pregiudizi nei confronti di quello che si fa o che si sogna di fare. Detto ciò, molto spesso anche da bambini viene detto: è inutile che fai danza perché tanto sei grassa o grasso. Cosa fai danza? Tanto hai quel fisico e quindi non riuscirai mai a diventare un ballerino. I ballerini sono magri, tu invece non hai il fisico. Oppure di contro, senza andare sul grasso, abbiamo anche l'opposto, ovvero: ma fai danza e questo ti ha fatto diventare troppo magra, sei troppo fissata con l'alimentazione, è il mondo della danza che ti influenza. Come sei magra, sicuramente sarai una grande ballerina. Come sei muscolosa, come sei elastica. Oppure di contro, al contrario, non sei muscolosa, non sei elastica, cosa fai danza a fare? Fatta questa mega premessa con vari esempi molto espliciti di quello che sono situazioni reali purtroppo e non solamente viste
su post di Facebook inneggianti il mondo della danza sotto qualunque forma, vorrei fare una specifica, come ho fatto altre volte, sul fatto che ogni persona prima di tutto gestisce il proprio fisico in base a come si sente. La seconda cosa è dipende dagli obiettivi che uno ha. Chiaro che un bambino fa danza fondamentalmente per divertirsi, non ha ancora quell'età in cui si è sviluppata una passione tale per il quale può ragionare sul fatto che magari può avere o non avere il fisico adeguato a diventare un ballerino. Per quanto riguarda gli adolescenti, la situazione è un po' diversa effettivamente, perché se un adolescente vuole intraprendere la carriera professionistica, sa che purtroppo in Italia, se non altro, ci sono dei canoni fisici molto rigidi per quanto riguarda il mondo del balletto principalmente, ma anche il mondo della danza in qualunque sua forma. Questo perché quando si fa un'audizione per un corpo di ballo, fondamentalmente vieni preso se sei in linea con un certo canone fisico, ma questo, se uno è appassionato di danza e ha questo sogno, è consapevole e agisce di conseguenza. E uno fa danza per il puro gusto di farlo ed è consapevole comunque dei suoi limiti, che magari non sono neanche limiti, perché io finché ero in sovrappeso comunque ho continuato a fare danza tantissime ore e riuscivo benissimo in qualunque cosa. Questo perché non ho mai avuto l'aspirazione di diventare una ballerina vera e propria, quindi consapevole di questa cosa ho sempre fatto danza al massimo del mio impegno, mi sono sempre divertita, è sempre stata una passione bellissima, bellissima, che apre un mondo veramente a tutti, qualunque fisico si abbia. Se uno appunto decide di farla per divertimento, sa che deve lavorare su alcuni suoi difetti, e la danza ha questo grande pregio di farti capire quali sono gli obiettivi chiari che tu puoi raggiungere, al di là del dimagrire o ingrassare, diventare più elastica di schiena, di gambe, coordinare meglio, ammorbidire le braccia. Ci sono talmente tanti obiettivi che uno può raggiungere che veramente il fisico è l'ultimo dei problemi. Dà fastidio quando senti dire o ti senti dire che non hai il fisico adeguato per fare una tale disciplina. La stessa cosa si potrebbe dire di qualunque altro sport, ma guarda caso la danza è sempre al centro dell'attenzione per quanto riguarda il fisico. Questo perché dai mass media ci arriva il messaggio che la danza la fa solamente chi ha il fisico, mentre gli altri sport lo possono fare tutti. Mai cosa fu più falsa di questa, credetemi. Quindi quando vi dicono questa cosa, ignorate. Altro argomento che viene spesso tirato fuori da chi produce bullismo nei confronti di un ballerino o di una ballerina è: sei un maschio e fai danza classica, o di contro anche sei una femmina, fai danza hip hop, break dance. Il sesso di una persona non deve determinare necessariamente il tipo di sport che a questa persona può piacere. Allo stesso modo non deve per forza giudicare, anzi deve essere completamente slegata la scelta dello sport e della propria passione rispetto a un orientamento sessuale, a un carattere piuttosto che un altro, a un tipo di fisico piuttosto che un altro, semplicemente al sesso biologico della persona. Questa è una cosa che si sta andando combattendo, si va combattendo ancora oggi, ed è sbagliato, perché penso che oramai siamo tutti d'accordo sul fatto che un uomo può essere omosessuale qualunque sport esso faccia, qualunque fisico esso abbia, qualunque indole esso abbia, e una donna non deve essere necessariamente additata come omosessuale, mascolina, truzza, non so, non mi vengono altri termini, solo perché sceglie di non fare un tipo di sport o un tipo di danza, in questo caso poco femminile, meno femminile, ecco, perché anche l'hip hop comunque ha delle branche che hanno dei movimenti un po' più femminili. Poi se una si sente di fare l'hip hop, quello poco femminile, perché si sente di indole poco femminile, ben venga, deve seguire comunque quello che lei è. E la stessa cosa vale per un maschio. Il fatto che un maschio faccia danza classica non lo rende meno mascolino, anzi, avete visto qualche ballerino di recente, magari a torso nudo, magari in allenamento? Ragazzi, il fisico di un ballerino è invidiabile, è veramente invidiabile. Solo un ignorante non si rende conto di quanto sia completo come sport anche la danza. L'allenamento di un ballerino è al pari di un allenamento in palestra o di un allenamento di calcio, anzi il fisico si struttura anche meglio, se posso dire, perché
è un allenamento completo, non va a concentrarsi solo su alcune parti del corpo come in altri sport. Detto ciò, anche questa è una grandissima falsità e sentirsi dire sei un maschio dovresti fare calcio, sei una femmina dovresti fare danza classica dà fastidio e soprattutto è una cattiveria ingiustificata. Altra cosa che viene detta spesso a chi fa danza, soprattutto chi magari sceglie di fare tante ore di danza, è perdi tempo. Perdi tempo perché tanto la danza non ti porterà nulla, la danza è una cosa frivola, così da fare tanto per, è meglio se ti concentri sulla scuola, è meglio se ti concentri su altro perché vai a danza e sprechi tutte quelle ore quando potresti uscire con i tuoi amici. La danza non è una perdita di tempo, non solo per il fatto che è uno sport e ti dà degli obiettivi chiari nella vita e obiettivi di self-care, diciamo, cioè obiettivi chiari su te stesso, su come ti puoi migliorare. Sia in ambito di danza sia in ambito di formazione, e appunto a questo proposito la danza è anche formazione, formazione mentale non deviata, anzi, che si concentra sull'individuo in modo che l'individuo stesso migliori. La danza è un ambiente alle volte competitivo, alle volte no, ti crea un gruppo intorno a te, ti crea un ambiente che puoi definire casa a un certo punto, ti mette su un palcoscenico per affrontare magari la paura che hai nei confronti delle altre persone, nei confronti della tua timidezza. Insomma, questi sono solo esempi, ma la danza veramente non fa perdere tempo, per quanto uno possa farla giusto per fare qualcosa, comunque al di là del fisico, al di là dell'allenamento e del fattore sportivo, ti insegna tantissime cose e in base alle ore che uno fa, non bisogna giudicare la persona. Perché ne fa tante, ne fa poche. Se una persona ha l'esigenza di fare tante ore di danza, evidentemente ha bisogno di sentirsi a casa ancora di più, magari ha una passione smodata nei confronti di questa disciplina. Se uno sceglie di fare una o due ore di danza, magari è perché vuole lasciare spazio ad altre priorità. Questa è una cosa che solo l'individuo può decidere, non deve essere assolutamente influenzata da terzi. Cosa fai danza che tanto non ti porterà da nessuna parte? Fare il ballerino non è un vero lavoro. L'ho già detto prima. Purtroppo in Italia abbiamo una situazione nel quale lavorare come ballerino è veramente difficile. Formarsi anche solo come ballerino professionista è difficile perché ci sono tanti fari luminosi, farlocchi in giro per l'Italia, proprio perché siamo in questa situazione nel quale ci sono veramente pochissime possibilità di diventare un professionista e comunque chi diventa professionista difficilmente rimane in Italia ma viene spedito all'estero dove la professione di ballerino viene considerata un vero e proprio lavoro. Il fatto di denigrare il lavoro di ballerino rispetto a qualunque altro lavoro è la stessa cosa di denigrare, che ne so, chi fa beni culturali al posto di giurisprudenza. Per farvi un esempio pratico che viene spesso citato, cose del genere, come la scelta universitaria viene demonizzata in base a quello che uno vuole fare nella vita, anche la scelta dello sport è la stessa cosa. Se uno ha il sogno di diventare un ballerino, smontarglielo dicendo tanto fai danza, ti impegni, ci passi veramente tutta la settimana, tutti i pomeriggi ti sacrifichi, ma tanto non arriverai da nessuna parte, non serve a niente. Uno deve provare, deve lanciarsi in questa cosa. Io suggerisco sempre, l'ho già detto, parallelamente di prepararsi in un percorso di studi che comunque ti lascia un piano B, un'apertura, perché in Italia è difficile diventare dei ballerini, non perché sia impossibile, ma perché è difficile. Però uno deve provare, deve avere la possibilità di provare senza lasciarsi influenzare dalle altre persone. Non è vero che la danza non ti porterà da nessuna parte, se non altro con tanto di sacrifici, di routine cambiate innumerevoli volte in favore della danza, tutte queste ore passate a lavorare su di sé, alla fine, anche se uno non diventa un ballerino, ti porteranno a diventare una bella persona e questo è l'obiettivo più importante della danza e di qualunque sport una persona scelga di fare. Non ti si addice, qua non spendo altre parole, sempre ci riallacciamo al discorso fisico, al discorso sesso-biologico, non ti si addice perché? Perché? Perché ha una ragazza che magari è mascolina, appunto, facciamo di nuovo l'esempio,
non può piacere la danza classica perché a un maschio che magari nella vita è un appassionato di moto, che gira con gli amici in moto, che magari a scuola gioca a calcio, non può essere anche appassionato di danza classica? Non capisco, cioè io questa cosa veramente ancora non la capisco perché giudicare dall'aspetto e dalle passioni generali di una persona quello che poi può piacere a livello sportivo è veramente assurdo, non ho più parole. Arriviamo alla fine, se non puoi farne un lavoro della danza non ti servirà a nulla. È la stessa cosa che ho detto prima, come quelli che ti dicono cosa fai danza tanto non ti porterà a nulla, la danza non ha solo l'obiettivo di formare a livello fisico, ha l'obiettivo di formare una mentalità aperta, bella, autogiudicante nella giusta misura, ti insegna a lavorare in gruppo, ti insegna ad approcciarti con le persone che ti guardano, a superare tanti tuoi limiti. Chiunque tu sia, nel momento in cui entri per la prima volta in una scuola di danza, se decidi di iniziare questo percorso, non ne uscirai uguale, ne uscirai solo migliore. Quindi, al di là dell'obiettivo pratico che può essere un lavoro, comunque la danza ti porterà a cambiare in meglio, a meno che non ti venga imposta. Ma questo è un altro discorso. La domanda fondamentale per chiudere questo mega discorso sul bullismo nei confronti dei ballerini è: ma da dove arrivano queste cose? Da dove arrivano queste frasi? Per quanto riguarda i bambini, queste frasi non possono arrivare di sana pianta dai bambini stessi. Arrivano per forza da un background familiare che può essere influenzato magari da una brutta esperienza fatta dai genitori nei confronti della danza, che può essere fatto con ignoranza, quindi magari una persona che è cresciuta senza la danza, senza sentirne parlare, se non per appunto sentito dire, magari si è sentita dire delle, le stesse frasi e le ha prese come positive, in un modo o nell'altro i bambini assorbono questa cosa e quindi poi vanno a ripetere le stesse cose. È un po' come il discorso delle parolacce, come il discorso di tante altre cose che i bambini assorbono come spugne e poi rigettano contro gli altri. Per quanto riguarda invece i ragazzi, quindi gli adolescenti che magari hanno anche una cerchia di amici, hanno altre cose, io penso che ci sia anche un'influenza dal punto di vista proprio sociale, quindi degli amici che magari non fanno danza, non hanno idea di cosa voglia dire se non per sentito dire da background familiare, da contesto e via dicendo. Ma soprattutto queste frasi arrivano secondo me da un'ignoranza di fondo che la nostra cultura ha. Quindi la cultura è una cosa inutile, è una cosa frivola, è una cosa per la gente che può permetterselo, c'è ancora quest'idea che la danza possa essere fatta solo dalla gente ricca, ma in realtà non è così. Chiaro, se uno vuole studiare alla Scala deve spendere di più, ma perché la Scala, se uno va a Canicattì a fare danza, sicuramente nella scuoletta di paese spenderà molto meno. Vabbè, questo è un'altra cosa assolutamente veramente assurda. La cultura generale, ecco, diciamo il contesto sociale nel quale viviamo, ci porta a pensare che la danza sia appunto una cosa talmente eterea, talmente fuori dal mondo pratico del lavoro che ti porta veramente solo a svagarti un po', ma fondamentalmente è una cosa che può esistere o non esistere, che è la cosa identica. Questo video lo volevo fare veramente da tantissimo tempo perché purtroppo, ripeto, sento ancora dire le stesse cose da quando ero piccola. Io conosco persone che hanno smesso danza perché le persone intorno a loro continuavano a vessarle di insulti, di cattiverie, di frasette magari dette anche con innocenza, ma che comunque hanno segnato queste persone al punto che le hanno portate a smettere. Ci sono situazioni individuali molto particolari, ma nel complesso le persone che smettono fondamentalmente lo fanno per una pressione sociale che viene fatta su di loro. Messaggio per tutti i ballerini in ascolto, per tutte le famiglie anche di ballerini in ascolto. Prima di tutto, se siete voi stessi partecipi di questa cosa, fate attenzione a monitorare sempre quello che viene detto in casa, quello che viene sentito dai mass media. Monitorate, filtrate da genitori, da parenti, da persone adulte nei confronti di bambini e ragazzi. Filtrate sempre quello che viene detto, perché a volte le cose dette sono dette con ignoranza.
e non sia mai che venga passata l'ignoranza, che sfocia poi in bullismo, ai vostri ragazzi. Questo fa parte dell'educazione. Se invece siete ballerini, aspiranti ballerini, ballerini per passione, ballerini per divertimento, piccoli o grandi che siate, non mollate. Queste persone sono persone piccole così, che non capiranno mai quali sono i veri valori che può passarvi la danza. Voi, quando sarete adulti, sarete delle persone fantastiche, con un background caratteriale ben formato, un fisico ben formato se necessario, se lo vorrete, se vi farà piacere, se lavorerete con costanza, sarà così. In ogni caso, avrete dalla vostra una cosa meravigliosa che gli altri non hanno il diritto di attaccare in alcun modo, né a parole né in altro modo. Quindi ignorate, 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 consapevoli del fatto che voi siete migliori solo per il fatto che conoscete qualcosa che vi renderà migliori un domani. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qua sotto, condividetelo su tutti i vostri social, se vi è piaciuto lasciate un pollicino in su e se volete supportarmi ulteriormente, se vi piacciono i miei contenuti, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo il 4 di marzo con Spreferiti di Gio, invece con il prossimo Danza con Gio ci vediamo l'8 marzo. Un bacione e ci vediamo alla prossima!